No, anzi, penso che il progetto sia un progetto molto innovativo, perché mette al centro le tecnologie e la gestione dei flussi delle persone che usano il mezzo privato o le merci che vanno su gomma. Noi abbiamo molte emissioni dall'autostrada che attraversa la città, circa il 40% del bilancio complessivo. L'autostrada esiste già, quindi non fare nulla significa rinunciare a neutralizzare quelle emissioni. Il passante di nuova generazione sarà un'infrastruttura che metterà a servizio delle merci e delle persone un modo diverso di muoversi. Rinunciare a questo investimento significa girarsi dall'altra parte rispetto al cambiamento climatico. Invece il passante di nuova generazione, grazie agli investimenti di ASPI, sarà esattamente l'asset principale del paese, non di Bologna, per promuovere una mobilità più sostenibile. Un